Flop PNRR. L'onorevole Caffeo, Armao e Scilla non si lamentino, grave il mancato coinvolgimento dei partiti. Gli assessori Armao e Scilla passino dal lamento alla proposta in modo da trovare una soluzione per finanziare i progetti per l'agricoltura del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza boccianti dal Governo Nazionale. Lo ha detto l'onorevole Giovanni Caffeo, parlamentare regionale della Lega e segretario della terza commissione ARS Attività Produttive, che critica il Governo regionale per il mancato coinvolgimento dei partiti e della stessa commissione. La commissione non può essere coinvolta quando la frittata è stata fatta. Se c'erano, come oggi si denuncia, problemi sui criteri o di qualsiasi altra natura, la commissione e di conseguenza tutti i partiti avrebbero dovuto essere coinvolti prima, dice Caffeo. Il parlamentare regionale della Lega bacchetta il governo più preoccupato delle nomine che dei progetti. Riguardo ai consorzi di bonifica, oltre alle evidenti carenze più volte denunciate, non capisco come si sono deliberati dei nuovi dirigenti e non si è pensato a prepararsi per i progetti. Abbiamo chiesto di visionare progetti perché, a prescindere dalla esclusione, abbiamo la sensazione che si sono rispolverati progetti datanti del secolo scorso senza adeguarli alle nuove esigenze pur di presentarli. È opportuno adesso rimboccarsi le maniche e guardare avanti provando a salvare il salvabile, a cominciare dai progetti fermati per problemi minori e oggettivamente facilmente sanabili, ma non possiamo non stigmatizzare le eventuali responsabilità tecniche e le responsabilità politiche delle indicazioni dei commissari per quella che resta comunque una vera e propria debacle.